In questo momento ne sapete più voi di me per quello che riguarda quello che c'è qua dentro. Mettiamoci il berretto d'ordinanza e cominciamo, va? Allora, ci sono volte in cui collaboro con Banggood e mi faccio mandare una roba che mi pare interessante. Ci sono volte invece in cui gli dico fate voi. Pacco sorpresa! Questa è una di quelle volte, quindi partiamo da quello piccolino e vediamo cosa mi hanno mandato. Così com'è è una semplice riga da 250 mm. Qui però c'è una rotella in ottone che fa scorrere le due parti e qui abbiamo un indicatore. È un calibro. Andiamo a provarlo, ci posizioniamo e andiamo a stringere. Qui mi marca 38 spaccato. Prendiamo un attimo il calibro delle superiori che non mi tradisce mai. 38 e 4. A conti fatti questo non è un calibro, è semplicemente una riga che vi dà la possibilità di andare anche a misurare lo spessore in un altro modo che non sia andare a utilizzare la riga stessa, ma andando a prendere proprio lo spessore del pezzo. Mi viene da pensare che essendo così sottile sia possibile utilizzarla anche per prendere fisicamente ad esempio la larghezza di un cassetto fino ad un certo punto. Ma in quel caso avremo unicamente la misura reale, per cui se ad esempio ci serve un pannello largo così, abbiamo questa misura, ma non è indicata. Sono andato a vedere quanto costa questo oggettino qui e adesso è intorno ai 30 euro. Come già detto più volte, Banggood prima o poi smetterà di collaborare con me, perché onestamente raccontarvi che questa riga qui vale 30 euro ci vuole veramente del coraggio. Detto ciò, nelle scontistiche che mi danno è possibile che si scenda a prezzi interessanti. Se non erro c'è anche un evento alle porte, per cui teniamolo d'occhio, o meglio io lo terrò sicuramente d'occhio su Telegram. Se siete interessati andate qua sotto, ci sono tutti i link del caso. Se vado troppo veloce ditemelo, che rigiro il video, ma sinceramente per recensire una righetta non so quanto tempo ci voglia. Passiamo a questa scatoletta, manco fosse Natale. Allora, questo che avevo già intravisto nello store, altro non è che un truschino, probabilmente un truschino per briatore. Costa 60 euro, se risparmio un po' mi compro uno yacht. Un truschino sappiamo tutti come funziona, qui c'è una bellissima rotella in ottone, qui c'è un indicatore ben visibile e vediamo che riusciamo a muoverne la testa. Testa in cui possiamo andare a fissare una matita e poi andare a lavorare in battuta sul nostro pezzo. Però ci vengono forniti anche questi altri accessori, che sono una punta in metallo e un'altra punta svasata, sempre in metallo. Questa è fatta apposta per essere inserita in questo punto e una volta fatto possiamo regolare l'altezza della nostra lama che va ad incidere. L'altro accessorio, questo qui, cioè la punta tonda e non svasata, va sostituita sfilando questa e andando a posizionarla qua dentro. Nel farlo ho scoperto che sì, qui c'è una punta come vi ho detto, ma subito dietro c'è una micro punta, quindi ora le proviamo entrambe. Purtroppo non proviamo proprio niente perché all'interno la micro punta va a sbattere sul fondo di questa vite, quindi non si riesce a fermare. E da questa parte, idem. Ora, al netto del fatto che sono andato a vedere in rete se stavo sbagliando qualcosa, ma non ci sono istruzioni differenti che non usare questa punta in questo modo. E non funziona, non va bene, per cui va benissimo con la punta originale, con la matita può andare bene, ma con questa micro punta probabilmente qui c'è qualcosa che non va. Vi faccio vedere soltanto l'ultima funzione che c'era, che era una cosa carina. Allora, innanzitutto c'è questa rotellina che vi servirebbe per regolare la vostra misura. La funzione di cui vi parlavo però riguarda questa rotella, che se allentata vi permette di spostare all'infuori questo pezzo qua. Questo è un ulteriore riscontro che vi permette di andare in appoggio quando lavorate e di essere molto più precisi e sicuri di essere a 90 gradi qui sul pezzo. Stiamo parlando di un oggetto che viene venduto a 60 euro e tolto il fatto che la fattura è veramente ottima, però abbiamo quel problema e sinceramente ci sono oggetti anche venduti dallo stesso Banggood superiori. Questo, il truschino più classico del mondo che ho recensito credo ormai più di un anno fa, è spettacolare, funziona perfettamente, fa ovviamente il verso ad altri più blasonati, ma veramente non ha nulla che gli manca, anche la regolazione micrometrica. E non costa 60 euro. Quindi la mia domanda è, come fa a costare 60 euro questa cosa qui? La lasciamo a briatore. Ragazzi, parlo con voi di Banggood. Io il cinese non lo so, vedete di farvi tradurre questo video. Se i pacchi sorpresa che mi mandate sono con queste cose qui, non va bene. Cioè, noi non è che basta che vediamo rosso e alluminio e compriamo roba. Porca miseria. Allora, questa roba qui l'avevo vista e non mi aveva convinto all'inizio. Ora vediamo se mi ricredo. Intanto tiriamo fuori tutto.
Cosa sono queste? Queste sono delle righe con all'interno una battuta a 90 gradi per cui possiamo andare a lavorare a ridosso del pezzo. In questo modo quindi lavoriamo perfettamente a 90 gradi. Da questa parte c'è una scursione un po' maggiore, diciamo un centimetro e mezzo, due, mentre da questa parte un centimetro, e ci serve per andare magari ad avere un riferimento sicuro appoggiati al pezzo o ad esempio al banco. Ce ne sono di quattro misure, quindi da 5,30, partendo dalla più piccola 170, 220 e 320. Queste piccole parti nere vanno alloggiate qui e possono essere usate come riscontro. Quindi ad esempio se io la blocco qui e poi prendo il mio pezzo, posso andare a fare questo tipo di misura, il che è abbastanza comodo. Noi andiamo a posizionare esattamente lui ad esempio a 210, però anche qui quando si va a stringere questa, andando a fermarsi su un incavo fatto a mezzo tondo, tende un po' a spostarsi. Vedete che torna indietro seguendo il verso dell'avvitamento di questa. Allo stesso tempo questi fori ci servono per andare a fissarlo in quella posizione, perché insieme vi danno anche questo, che serve apposta per tenere tutte le vostre righe in ordine, magari appese al muro. Per quello che mi riguarda, quindi soprattutto giudizio personale, una cosa così occupa soltanto spazio in laboratorio. Quante volte avrò bisogno di marcare a 90 gradi su un pezzo un puntino e poi non ho la possibilità magari di riportarlo lungo il pezzo? Queste costano al momento intorno alla trentina di euro tutto il kit, però ragazzi sono veramente demoralizzato. Non è tutto oro ciò che luccica, quindi abbiamo ancora due pacchi, speriamo che ci sia qualcosa di interessante in questi due. Ad esempio, finalmente ragazzi, abbiamo salvato il video. Vi ricordate quando vi ho parlato di questa, una riga multifunzione costosa ma veramente iper accessoriata e quasi priva di difetti? È arrivata sua sorella minore. In verità sono arrivati anche i due stand per le due squadre. Questo è fatto però in un materiale traslucido molto bello, mentre questo qui è fatto con un materiale che sembra bakelite, è di base identico ma le scritte si leggono meno ed è opaco. Diciamo che se avessero mantenuto quel materiale ma con le scritte più in chiaro, avrebbero fatto la combo perfetta. Finiamo un secondo di parlare dei supporti, poi vi racconto quello che penso della versione corta della squadra. Intanto loro vanno perfettamente a incastrarsi lì sopra senza la possibilità che cadano, ma hanno messo anche questo piccolo pezzo in plastica trasparente per evitare qualsiasi danno. Questi pin andrebbero usati per ad esempio alloggiare uno di questi se non ci serve. Qui ci sono le boccole per andare a fare i fori, vi lascio il link al video in cui ne parlo più ampiamente. Queste boccole possono essere sostituite, sono da 6, 5, 4 e 3 mm e questi non sono semplicemente fori dove la boccola va appoggiata, ma vanno avvitati, quindi anche qui non c'è pericolo che cada nulla, il supporto è molto ben fatto. Parliamo della versione mignon di questa squadra. Questa volta arriviamo a 42 mm. Le funzioni sono pressoché le stesse, quindi si può andare a togliere questa parte. Con questo si possono andare a posizionare esattamente le nostre righe su un riferimento che è qui a lato. Qui sotto abbiamo l'ago retrattile come nell'altra per andare a disegnare dei cerchi e qui abbiamo la famosa boccola per andare a fare fori anche qui a distanze precise. La differenza dove sta? Sta ovviamente nella lunghezza ma anche nel fatto che qui abbiamo una sola boccola. Nella grande abbiamo sia due posizionatori per la matita che due posizionatori per boccole e relativi fori. Ho visto altri che ne parlavano in altre recensioni e avere un solo posizionatore per fori e matita sembrava poco. Sinceramente, il punto cardine secondo me è l'ingombro dell'oggetto. Vi ho già detto tante altre volte che una riga così lunga torna veramente comoda, ma spesso e volentieri lavoriamo anche su pezzi più contenuti e avere una cosa più maneggiabile e gestibile come questa, tanta manna, soprattutto avendo lasciato la battuta identica all'altra. Quindi abbiamo una bella battuta solida che vi permette di lavorare tranquillamente sul vostro pezzo. Ora però sedetevi perché parliamo del prezzo. Quelle due righe lì, come vedete, hanno sostituito tantissime delle altre che erano presenti, ne ho tolte almeno tre per far spazio a loro. E non solo perché erano arrivate e volevo farvele vedere, ma perché effettivamente le vanno a sostituire. Detto questo, la squadretta corta che vi ho mostrato costa intorno ai 100 euro ed ogni supporto ne costa 45. Non c'è bisogno che mi metta nei panni di un hobbista, perché io hobbista lo sono e sono stato anche un hobbista all'inizio, quando non avevo nulla.
E pensare di spendere questi soldi qui soltanto per un riscontro, diciamo che anche per dove vivo mi si ribaltava un po' la bile dentro. Quindi capisco benissimo i commenti di chi mi dice: guarda, ho messo insieme due pezzi di legno, sono a 90 gradi, va bene così. Però non voglio neanche sminuire quello che c'è dietro a quel tipo di progettazione, quel tipo di prodotto. Vi rimando nuovamente al video in cui ho parlato di quella più grande per vedere tutte le funzioni che ha. Diciamo che siamo nel terreno del lobbista iper esigente, forse anche abbastanza facoltoso e a cui piace collezionare cose belle. Per quanto siano stupendi quegli oggetti, però ragazzi, costano veramente un occhio della testa. C'è un motivo se gli oggetti che recensisco solitamente li scelgo io.